Oggi sto parlando di Butrinto nel quinto, sesto secoli. E mia intenzione è di offrirvi un contesto per questo progetto a Butrinto e poi in un'ora e 10, oggi un po' meno, perché alle mezzogiorno mi pare Neville parlerà su Butrinto, anche lei per il suo avanzamento, e forse ci faremo subito dopo, se tu vuoi, con un pausa, forse è meglio così. Ma oggi allora è un giorno su Butrinto. Butrinto è un posto, come mi pare tutti voi sapete, in Albania, e parlerò in dettaglio di questo fatto in un momento. Ma 30 anni fa, il soggetto del tarda antichità, cioè del quarto, soprattutto quinto, sesto, settimo secoli, era un soggetto mai studiato, mai. C'era un interesse nell'ottavo, nono secoli, ma il periodo tardo-romano veramente era un soggetto scoperto di John Hayes, quando lui ha pubblicato Late Roman Pottery. E questo Hayes, non so se voi conoscete, qualcuno qui ha incontrato John Hayes? Nessuno. Neville, forse a Butrinto. Lui è proprio pazzo. Lui non è pazzo, è proprio pazzo. Lui è il inglese più pazzo che ho conosciuto in vita mia. E come studioso, lui contro tutta archeologia classica, tutto, ha inventato un fase Late Roman Archaeology. Lui, con la pubblicazione di suo libro, mi pare all'inizio degli anni 70, tutto ha cambiato. E durante gli anni 70, in scavi nel bacino mediterraneo, c'era un primo visione, ma piccolissime, di un periodo che prima era sempre distrutto di archeologi, missioni archeologici, cercando di studiare il grande periodo romano, imperiale, romano, repubblicano, eccetera, eccetera. Cioè, i resti del periodo del quinto, sesto, settimo secoli erano resti sempre togliati per studiare quelli sotto. Quando sono stato, per esempio, a Cnido in 71, 72, è stato chiaro che c'erano chiese, c'erano edifici, c'erano tutti del quinto, sesto, settimo secoli, ma nessuno voleva studiare queste fasi. Questo ovviamente creava un problema, perché il famoso Piren era chiaro che il mondo romano ha crollato durante il settimo secolo con l'arrivo di arabi. E chiaramente, in confronto storico, questa archeologia ci offriva, negli anni 70, con questi grandi scavi, l'opportunità di studiare bene la tesi di Piren. Invece, nessuno ha fatto, ma con i mezzi di ceramici studiati da John Hayes, c'era indagini quasi storici per offrire l'opportunità di studiare questa cosa. Questo è il primo punto. Il secondo punto, a questa distanza, è per questo periodo c'era un'archeologia,
ma in archeologia soprattutto basato su una conoscenza dei monumenti. Monumenti come chiese. Noel Duval, per esempio, ha studiato chiese in ogni paese del V, VI, VII secoli. Un'archeologia di architettura, ma architettura come belle arti, invece di un'archeologia di insediamenti. Se c'era un'archeologia di questo periodo, era semplicemente un'archeologia in cui parecchi erano dicendo the end of the Roman house, il fine della casa romana. Cioè, c'era una sensazione dappertutto nel vicino Mediterraneo, anni 70, anni 80, anni 90, di un'archeologia di rovine, di un, come si dice, squallido, in cui le case erano squallidi di quelli che non avevano l'opportunità di creare villa di lusso. E tutti gli studi, in altre parole, scavando velocemente i livelli tardo-romano, hanno scoperto parecchie volte, spesso, edifici, ma hanno chiamato questi edifici houses of squatters, cioè deliquanti. È buffo. Deliquanti in confronto con una civiltà romana, cioè villa, deliquanti. E questo è stato il ritmo della storia dell'archeologia degli anni 70-80. Deliquanti con la datazione grazie all'intervento di questo pazzo John Hayes, perché lui ha trovato i mezzi di offrire la datazione. Allora, io ho scritto un libro con David Whitehouse negli anni 80, Mohammed Charlemagne, The Origins of Europe, in cui ho scritto una breve sezione, illustrando il fatto che questo ritmo, io sono stato sicuro, era molto diverso di questo. Cioè c'era un crollo in due fasi, un crollo chiaro nel VI secolo e un crollo molto più forte nel VII secolo, poi una rinascita in Nord Europa alla fine del VII secolo, eccetera, eccetera. Questa è l'ipotesi, più o meno, provando, riscrivendo le tesi, il tesi di Henri Perrin. Però io ho visto a quel momento che non c'era un porto, un posto, un luogo in cui c'erano misure storici di questo periodo in dettaglio. C'era Chechel in Algeria, dove i francesi hanno lavorato, e anche Timbuktu. Ovviamente c'erano posti, luoghi, nicchi a Roma, altri a Costantinopoli, ma pochi posti dove c'era proprio un studio di un luogo in suo ambiente in questo periodo. E quando l'opportunità di scavare a Butrinto, qui a posto a Corfù, sul stretto di Corfù, è arrivato, io ho preso l'opportunità di studiare precisamente in questa maniera il Butrinto dal punto di vista di un environment, l'ambiente e il suo contesto. Sul contesto in confronto con Saranda, Saranda vecchio, antico, onchesimus, perché a Saranda c'erano parecchi scavi abbastanza buoni, perché hanno fatto un studio senza l'opportunità di usare il libro di John Hayes, e così ho deciso
di studiare all'inizio il Tarantiquita a Butrinto, perché sembrava un'opportunità collegata a questo progetto di fare un progetto di patrimonio culturale legato a queste due cose. Io pensavo era una cosa abbastanza semplice, abbastanza interessante e pertinente in 93-94 a nostra conoscenza a quel periodo. Qui si vede Butrinto, il Stretto, Cassiopi, Saranda sta lì, e Corfù e giù. Corfù c'erano grossi scavi, enormi scavi. I greci stanno scavando ancora, mai pubblica niente, niente. È lo stesso come la soprintendenza. Deve essere legge contro la soprintendenza e l'eforia, ma vediamo. E scavano con mezzi europei. C'era anche lì, a Corfù, un scavo fatto di Brown University. E questo è pubblicato, ma minimamente. E lì si vede chiaramente il crollo del porto di Corfù, uno dei grandi luoghi nel Mediterraneo durante il IV secolo. C'è poco del V, VI, VII secoli. E sappiamo la nuova città, la città presente di Corfù, e io finirò oggi su questo fatto, era proprio un posto diverso di quello antico, cioè un movimento, parlerò di questo. Cioè abbiamo poche evidenze di Corfù. In 93-94 allora c'era Saranda con questi scavi, piccole cose conosciute a Butrinto, e Corfù niente. Più su da Nicopoli c'era più cosa. Cioè ci sono chiese studiate di americani o tedesco-americani Ernst Kitzinger, e c'erano anche altre case e palazzi del V, VI, VII secoli. Ma ancora lì, a quel momento, non c'era un senso di una città in suo contesto in cui si può confrontare le cose storiche. Allora, a Butrinto del V-VI secoli abbiamo saputo di scavi vecchi che c'era, per esempio, un piccolo triconca, un battistero del periodo giustiniano, la basilica che Nevilla ha studiato, un'altra fontana che Sandro Sebastiani ha scavato, Giunio Raffina, e pochi posti dentro dove era casa dei delinquenti, cioè squatters. Come si dice squatters? Squatters. Questa è la situazione. Infatti Ugolini, che si vede qua, scavando a Butrinto da 28 fino a 36, con un piccolo keeper, una missione italiana, lui era lì per motivi ideologici degli anni 30, cioè lui era il guarda avanzata di Italia per fare la conquista di Albania, e ha fatto bene perché ha fatto un lavoro molto buono qua e è stato piaciuto da tutti quanti in questa zona. Sul lavoro, perché lui era un storico, lui era un preistorico, sul lavoro era molto interessante perché aveva un interesse in ogni aspetto. Non era un tipico archeologo del periodo classico. I classicisti sono noiosissimi, sono ignoranti di solito perché hanno un concetto di grandi tali di monumenti e di storie d'arte, ma sanno nulla del preistoria, sanno nulla del periodo medievale e del periodo moderno, perché vivono in un sogno di libri di Cicerone e altre nonsense. Allora, lui era diverso. Lui aveva un arco, una conoscenza di un posto fra il Paleolitico,
e ha inventato il paleolitico qui, fino ai pastori moderni, i vlachi, lavorando, operando qua negli anni 30. E sul lavoro è molto buono. Pubblicato abbastanza sul Battistero e pubblicato abbastanza sul periodo cristiano, palicristiano. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, Enver Hoxha, qui con Khrushchev, in 59, Hoxha voleva questo Albania in cui c'erano tribù post-romano, post-coloniale, che offriva a Albania un'origine importante per il popolo del periodo. È proprio un mito che lui voleva. Allora, per lui, il periodo tardo-romano era un periodo importante, perché si offriva a quell'epoca l'opportunità di scrivere una storia particolare per sua paese in una maniera nazionalista. E ha fatto abbastanza per incoraggiare studi del tardo romano invece di periodo romano, cioè questi imperialisti. Non voleva lui studiare questo. Quando io ho cominciato con Rothschild e Sainsbury in 93-94, loro volevano arte, statue, Cicerone, eccetera. E io ho detto sì, troverò. Ma è semplice. Alla fine, allo stesso momento, io ho offerto a questi signori una visione di un patrimonio culturale nel terzo mondo. E loro hanno comprato, in un senso, questa nuova ideologia, un'ideologia post-89. Il nostro lavoro, come ho detto l'altro giorno, è stato molto, molto difficile. Per scavare, gli albanesi avevano un altro modello, e un modello molto semplice. Tu vai al scavo nella mattina, tu lasci gli operai, poi tu vai al bar, tu bevi tutto il giorno, racchi dopo racchi, espresso, no? Racchi dopo racchi, poi tu torni, tu trovi i livelli e poi si fa una storia separata. Cioè la storia che tu hai avuto in cervello all'inizio. Nostra idea era un po' diversa. Abbiamo fatto una prospezione nuova per il periodo, facendo una prospezione, un nuovo survey della città, della zona, del lago, eccetera, eccetera. Più o meno come San Vincenzo, ma in questa volta con mezzi. Sì. Per esempio, abbiamo introdotto l'idea di fare un geofisica e abbiamo fatto un programma di geofisica in tutta la pianura a posto Butrinto. E allo stesso momento, dopo 2000 abbiamo fatto una scuola per formazioni qua. In sostanza, e non parlo di questo per più di 2 minuti, la storia di Butrinto è molto complicata, ma molto, molto normale per una città di questo valore nel vicino Mediterraneo. Cioè c'erano colline, e su queste colline, dopo i nostri scavi di 2006, è chiaro che c'era un piccolo insediamento, uno di parecchi qua, dell'età di bronzo. Piccolo, uno di una costellazione. Io non credo che c'era il sito principale del periodo, ma il mio gruppo rimane un po' albanese, in questi inglesi lavorando lì, pensando così. Io credo il sito principale
e dal nord del lago, ma questo è un altro discorso. Secondo, dopo una lacuna, c'era qua forse un santuario del VIII, VII secoli con buon vasellame di Corinto, chiaramente datate e legate a quello a Corfù. Corfù era un centro metropolitano dal VII secolo in poi, e questo era soltanto un'estensione con un santuario piccolo. Questo santuario si occupava la cima, e poi in 300, quando Piro, il gran re della zona, in confronto più o meno con Alessandro il Magno, voleva fare la conquista d'Italia, qui è divenuto un posto più grande. Sotto c'era un tempio, un santuario, con un teatro. Qui si vede il teatro del periodo più o meno 300, e rimane così fino più o meno il periodo in cui i Romani hanno conquista Epiro. Hanno conquista Epiro in 168-7, e da quel momento è cambiato la storia, perché c'era un grosso investimento nei muri, nel centro e qui soprattutto il santuario. E questa storia è una nuova storia del periodo classico. Per gli studiosi classici è una storia di discontinuità come nostra, cioè io ho usato precisamente i metodi che noi stiamo utilizzando per il periodo tardo romano, alto medievale, eccetera, per studiare il pre-romano. E lì è un bomba, perché loro vedono 700 più grandi, 600, 500, e poi i romani, e poi crollo. Tu vedi così. E invece c'era una sequenza di fasi, piccoli interventi precisi, collegati alle agenzie di eventi particolari. Nostri ultimi scavi nel Foro Romano indicano che i Romani sono arrivati in un'altra forma dopo la guerra civile, e lì, dopo la battaglia di Actio in 31 prima di Cristo, dopo questo, per vari motivi molto precisi, hanno fatto a Butrinto una colonia romana. E si vede questo in parecchie forme. Un nuovo centro civico, cioè un foro su un altro asse di quello vecchio ellenistico, l'agora, accanto il teatro. Poi un nuovo sistema di strade con acquedotti, e forse il primo impulso di fare la colonizzazione degli altri posti. Cioè, dopo 31 c'era l'intenzione, legato a Roma, legato al corte a Roma, più o meno come ieri abbiamo parlato del corte di Aquisgrano nel periodo di Carlo Magno, si vede precisamente lo stesso se tu hai l'archeologia, precisamente se tu lavori con storie e archeologie ben datate, si vede le stesse dimensioni all'inizio del primo secolo dopo Cristo. E scavando nel foro abbiamo trovato anche una sequenza molto importante per il periodo romano. Non parlerò di questo, soltanto a dire che io ho trovato una statua. E Rothschild è stato molto contento. Basta sulle statue. Allora, e forse chiuderemo questo, forse un po' meglio. Sì.
È chiaro, secondo me, che in questo periodo la infrastruttura è stata creata, come questo ponte che abbiamo trovato l'anno scorso, e poi tra Butrinto lì e la pianura al sud, attraversando il canale al sud, a posto Butrinto, c'era una fase di creare centurizzazione. E a posto Butrinto, cioè Butrinto sta lì, c'era un suburbio, un'altra parte della città, e qui, questo è un vecchio disegno, ma più o meno qui abbiamo scoperto una sequenza paragonabile a quello dentro la città romana. Cioè, vediamo qua monumenti accanto alla strada, poi accanto a questo i primi casi colonici e poi un casa più grande e un sequenza, poi un cambiamento nel terzo secolo. Cioè, si può fare lo stesso per il periodo romano, non è impossibile, forse è impossibile per gli archeologi classici, ma se tu hai una formazione in archeologia medievale, non è così difficile. Abbiamo fatto, seguendo prima una diga in cui abbiamo diga del scavato di cinesi sotto i cinesi negli anni 60, e poi abbiamo fatto un sondaggio e poi un open area in due posti per capire, per fare campioni di questo settore al sud di Butrinto. Questo è importante per la mia storia oggi. E qui si vede varie fasi, uno, due, tre, ogni, come un, la cosa affascinante a me, onestamente, faccio un pausa per un momento, le ville romane è precisamente come le case fatte di buche di palle, precisamente, c'è un cambiamento ogni generazione, è precisamente lo stesso, ma per noi, scavando casa fatta con pietra, pensiamo un casa ha sopravvissuto per sempre. Invece qualcosa fatto in legno, sappiamo bene, ci vuole una nuova rinnovazione ogni generazione. In realtà, i nostri scavi qui a Diapret, o Villa Vicino, illustra un sequenza cambiando sempre, sempre, sempre. Non voglio descrivere questo oggi. Invece qui una visione di Inkling, fatto prima dello scavo, è più o meno giusto, non giusto in realtà, ma Inkling è così brillante che è una buona illustrazione di Butrinto più o meno al periodo di Adriano. E avvicino Butrinto abbiamo scavato, dopo facendo nostre prospezioni, abbiamo fatto una prospezione di tutta la zona a Butrinto, a Diapret, abbiamo fatto un scavo di un villa romano e a Saranda abbiamo fatto anche un altro studio. E a Diapret c'era un villa ellenistico, poi un villa del primo secolo, villa repubblicano, poi imperiale, imperiale, poi uno del secondo secolo, poi è stato abbandonato alla fine del secondo, inizio terzo secolo. Cioè, la stessa occupazione che si vede nel suburbio, si vede qua, è la stessa sequenza che si vede qui al suburbio, si vede nel centro storico, cioè nel foro romano. Il problema nel passato è che nessuno ha scavato un foro romano pensando come un archeologo medievale. Hanno scavato pensando a un monumento, più monumenti, tempio qua, statua lì, invece di pensare questo era il centro storico. E in misure tra uno all'altro è affascinante. Qui a Diapret, e vedremo fra poco, c'è una fase molto importante del V secolo.
E qui più della fine del villa, all'inizio del terzo secolo, e sorprese, ci sono edifici fatti con buche di palle del terzo secolo, precisamente come quelli del quinto, sesto, settimo, nono, decimo. Ma nessuno ha scavato buche di palle nel periodo romano, allora nessuno sapeva che c'erano precisamente la stessa cosa. È buffo, no? Ma scavato da un archeologo, un medievalista, è proprio allucinante. Allora, non voglio passare tanto tempo su questo soggetto. Invece, abbiamo cominciato di studiare a che punto è arrivato, è iniziato questo periodo tardo-romano. È chiaro che è cominciato dopo una crisi del terzo secolo. Questa è una vecchia idea dell'imperatore Carandini, ma l'imperatore forse ha ragione per motivi diversi, perché l'imperatore sempre ha ragione. Ma il punto qui a Butrinto è si vede chiaramente che c'erano sezioni della città abbandonate e altre parti delle città in cui c'erano grandi concentrazioni. Allora, facendo vari studi sismici, abbiamo capito che la Basilica Grande sta a un livello molto più alto, per esempio, del teatro, la cavea, l'orchestra del teatro, il pavimento del foro. E così, allo stesso momento, abbiamo capito che c'era un terremoto, forse nel terzo secolo, che ha lasciato un cambiamento forte nel foro e l'abbandono di quella zona proprio nel cuore, nel centro di Butrinto, per motivi geomorfologici precisi, lasciando Butrinto non come un posto su un livello, ma con più o meno con punti più bassi e punti più alti in questo ambiente molto particolare. E si vede questi vari livelli che abbiamo capito quest'anno per la prima volta. Sappiamo dalla tavola Peutinger che Butrinto era lì, era un punto, non so dove su questa diapositiva, ma più o meno qua, tutti voi può leggerlo. E questo Butrinto era chiaramente un posto, un porto di una certa significanza alla fine del IV secolo. Non grande, ma si vede nel IV, V, VI secoli un cambiamento forte. Si può dire che questo cambiamento è parte di due fasi, secondo me. Il prima fase, tra la fine del IV e più o meno la fine del V secolo, cioè arco di 100 anni, è una fase in cui c'è una rinnovazione della città romana in vari nicchi, vari punti. Cioè, a Butrinto si vede in questa zona accanto al canale la rinnovazione di un domus come un palazzo, forse con un piccolo porto, come si dice, un banco qua, per fare commercio proprio qui. Se questo è un esempio, io credo c'erano altri qui, ma vediamo altri tipi di insediamenti accanto a questo canale. Dentro il foro è stato abbandonato. Qui non sappiamo. Sopra, pochi. L'altro lato, forse lo stesso. Investimenti accanto a questa acqua. Il nostro scavo qua, sulla pianura, abbiamo trovato una riflessione della stessa cosa. Un po' più ristretto, ma più o meno lo stesso. Cioè, un investimento in casa secolare, di lusso,
ma un investimento localizzato dentro un posto in cui ci sono parecchi ruderi e zone abbandonate. Cioè stiamo vedendo un lento rinnovazione. Il secondo punto per questa fase, fine del quarto a fine del quinto secolo, si vede nella cultura materiale un grosso flusso di roba dal Mediterraneo ovest, cioè d'Italia, soprattutto Africa Nord e Spagna. Pochi roba del Mediterraneo est. Cioè, quando c'erano Vandali a Cartago, c'era un flusso di roba anfra altri versai a Butrinto. E Paul Reynolds ha pubblicato tanto su questo flusso, questi scambi. Allora, poche illustrazioni della triconca. Qui si vede la triconca, il peristilo, questo lungo serie di stanze, il canale lì e un'altra casa qui che abbiamo scavato, questo qua, riempito, con due diversi edifici fino ai confini del canale. Una serie di edifici del quinto secolo. Qui un altro panorama dello scavo. E sappiamo, questo non è tanto chiaro, mi dispiace, ma c'erano 1, 2, 3 tenute che sono state fatte in un edificio durante il fine del quarto secolo. Questo edificio primario aveva vari belle mosaici, soprattutto accanto il canale per ricezione, e questo è stato l'idea, il primo fase come casa di quello del palazzo un po' prima di 420, il palazzo con la triconca. Il palazzo con la triconca in confronto con quelli prima, questa è la triconca, si vede lì, questo è il domus prima del terzo, inizio quarto secoli, questo triconca mai è stato finito. Mai è stato finito. E è stato un edificio diluso, forse un edificio per un vescovo, non si sa, ma questo è uno dei quattro finestri che ci abbiamo trovato nel corso dello scavo. E un sacco di roba, incluso un mucchio di rifiuti contenendo questa ceramica che Paul Reynolds ha già pubblicato. C'è anche questo scacchi famosissimo che ha creato l'idea che questo gioco è stato inventato non in India ma a Saranda. Gli albanesi erano molto contenti con questo. In sintesi, qui, c'era alla fine, durante il quinto secolo, una rinnovazione sul canale. Ma non pensiamo finora, stiamo lavorando sul report finale della triconca, non pensiamo finora che c'era una rinnovazione più estensiva. Invece, si vede a Onchesimus vicino, e questo è un panorama fatto in aprile 1857 che ho trovato nell'Ashmolean Museum da Edward Lear, c'era una piccola riflessione della stessa cosa a Butrinto. A Onchesimus, Saranda moderno, c'era anche cosa della prima parte del quinto secolo e poi un cambiamento dopo più o meno 480-490.
E qui forse c'è la chiave, perché sotto Onchesimus c'è questo grosso punto, Santa 40. Qui c'è Saranda Moderna, una foto da Santa 40. Santa 40 forse si offre un'altra visione a Butrinto e la regione dopo 480-490. Cioè, sopra queste colline c'è una vasta chiesa. Qui sto proprio su questa chiesa, è enorme, enorme. Mi dispiace, ma Pava si inserisce in una delle 40 cripte dentro. Non 40, ma ci sono tantissime cripte. È un edificio vasto. Vasto con un panorama significa, mi pare. Qui si vede la facciata. La facciata. Qui si vede una zona sotto la cripta, dove ci sono tanti cripte. E si vede qua, non bene, l'inscrizione fatta in ceramica, le dedicazioni sui muri. E qui, mi pare, stiamo scoprendo una cosa molto in particolare. Santa 40 è così. Io credo questa è la pianta con le cripte sotto, e la datazione basata sulla ceramica è più o meno fine del V secolo. Il concetto è un concetto metropolitano. Il concetto è come questi grandi santuari conosciuti a Costantinopoli, e l'idea con questa grossa facciata è più o meno come quello dove c'è Padre Pio in Puglia, cioè sopra, come si chiama, la penisola Gargano. E lì c'è un grosso santuario di questo periodo studiato recentemente, e fra lì, al nord di Apulia, sulla costa di Puglia, fino a Butrinto, si vede, come Giuliano Volpi ha dimostrato, un investimento collegato fra le due coste, precisamente a questo periodo, che a me sembra essere un investimento con il mano diretto dell'imperatore o qualcuno di questo potere dall'est. Invece, a Butrinto abbiamo tre grandi investimenti. Sulla pianura, un basilica, forse un monastero. A Diapret, un'altra basilica, forse un altro monastero. E poi la basilica proprio dentro la città che Neville ha studiato. Secondo me, sotto l'ombrello di questo investimento, stiamo trovando una rinnovazione estensiva di Butrinto. Cioè, sull'acropoli c'è evidenza dello stesso periodo. Quasi dappertutto nel foro romano, per esempio, c'è terrazzamento, buche di palle, nessuno prima ha visto questo, buche di palle, e ovviamente accanto il canale allo stesso momento. Cioè, c'è una vasta reinvenzione della città. E questa reinvenzione è collegato con un'importazione, sorpresa, non di ceramica Vandali, perché i Vandali sono del passato, ora sono ceramiche del Mediterraneo Est, cioè venendo dalla Grecia, della Turchia, del Medio Oriente, eccetera, eccetera. È un cambiamento di flusso di traffico. In questo contesto si vede non soltanto investimento in edifici secolari, ma anche in queste chiese. E qua, nell'edificio grande del IV secolo, si vede questa chiesa paleocristiana con un attice, un altro attice, e accanto c'è un bagno, e
e c'è altri edifici, si vede qua sopra, buchi di palle. È un complesso. Mio gruppo vorrebbe, perché scavano come tutti nel mondo di archeologi, c'è un gruppo scavando lì, un altro gruppo scavando lì, un altro gruppo. Quelli scavando lì vogliono chiese. Quelli scavando lì scavano, trovano buchi di palle. Io dirò sempre che questo non è un chiesa, questa è una vecchia mentalità, questo è un complesso. Il problema è nessuno di noi, e pace a Lisa Fendris, nessuno di noi sa che un monastero fino al V secolo in questa zona era come? Come era in questo periodo? E qui stiamo cercando di capire bene questa chiesa e questo edificio associati. Chiaramente c'è un mosaico molto interessante, con dedicazioni molto interessanti, si può leggere tanto su questi pannelli di mosaici e tutti piacciono questo. Ma la cosa importante qua è un complesso con una chiesa, con bagni, con buchi di palle, un piccolo versione locale di Santa Quaranta, piccola. È una chiesa abbastanza grande, ma non così grande. Vicino a Diapred c'è più o meno lo stesso. In questa volta c'è tre grandi tombe nell'abside della chiesa, non c'è un mosaico, grazie a Dio, costa meno di restare. E poi accanto c'è edifici con un cortile, con un torre crollato, con un piccolo bagno, piccolissimo, ma grande in un senso, ma questo è un bagno del più o meno 490 qua. Poi un'altra piccola chiesa, è un complesso, con una casa in cui, in questa casa, ci sono stanze con marmo sulle stanze. E i morti trovati qua, quasi tutti donne. Io credo era un convento. Ho detto così e poi... Che controversio. Ma credo questo è un altro tipo di monastero. Non si sa onestamente. Ma credo io che stiamo qui, Ugolini ha tratto questo e noi abbiamo trovato, grazie a Dio, l'altro pezzo. Era più o meno, come Inkling sempre sa, più o meno così. Grazie a Inkling si può dire un convento molto pulito, molto politically correct, dell'inizio del VI secolo. E poi c'è la basilica, e poi il lavoro di Novilla, e accanto, e lei parlerà di questo, non parlerò io ora, e poi accanto il famoso battistero, un battistero affascinante, sì, un pavimento bellissimo, bellissimo così. Ma la cosa affascinante è non questo fastidio battistero, che è un pezzo di arte normale del periodo dell'inizio del VI secolo, con le normali cose cristiane che tutti noi sapete e non voglio vedere di più. La cosa interessante è accanto a questo, così, c'erano case fatte con buchi di palle e pisei che erano lì proprio allo stesso momento, proprio accanto a questo battistero deluso, il più grande nei Balcani, il più magnifico pavimento, e accanto, proprio lì, c'erano edifici con buchi di palle come quelli che tutti noi sappiamo di tutti i nostri scavi dappertutto nel Mediterraneo. Cioè, questa è un'illustrazione qua del fatto che la Chiesa era una forza qua e accanto c'era un altro tipo di vivere, altro tipo di vita in questo posto. Questa per me è l'illustrazione di una casa migliore che
finora abbiamo trovato nelle triconche, ma abbiamo parecchi, dappertutto ci sono questi. Buche di palle, riuso di vecchi muri, casa delle delinquenti, ma con evidenza di un scalinata, cioè è un edificio più o meno di dimensioni di periodo alto medievale, con un magazzino sotto e un livello salone sopra. E questo è, questo esempio è un esempio di più o meno 500. Il quinto, fino al quinto inizio di settimo secolo. Il mio punto qua è di dire che abbiamo rinnovazione in una maniera molto più forte, molto diversa di quello dell'inizio del quinto secolo. Allora, è la topografia, la storia, il popolo, la situazione sociale e economica era molto diverso dal punto di vista di questa archeologia. E si vede, soprattutto nella ceramica e vetro, l'influenza forte dell'est mediterraneo che mi pare è arrivato soprattutto fino a Ravenna e altri punti in Puglia. Ma questa rinnovazione sopravvissuto per massimo una generazione. E si vede a Santa Quaranta il costruzione l'abbandono di due navate associate con la chiesa e si vede in ogni punto, per esempio a Diaprit, più o meno 540-550, l'abbandono della villa più o meno, ci sono resti dopo ma non tanti, e si vede dappertutto dentro Butrinto lo stesso dopo più o meno 550. Cioè due generazioni, forse uno solo, ma massimo due generazioni. Stiamo tornando in contrario, in reversa, alla situazione del nono secolo, ma in reversa. Qui c'è un crollo, lì c'è un'ascesa, cresciuta. E qui a Butrinto si vede quasi dappertutto, dopo 550, un cambiamento e l'abbandono di quasi tutte le parti. Fino al momento in cui ci sono pochi, pochi punti sopra la cima, l'Acropoli, una zona piccola nel foro romano, niente di significanza alla triconca, un'evidenza con radiocarboni il muro di recinto nella zona ovest di una fase forse all'inizio del VII secolo, ma altrimenti un forte, forte cambiamento durante la seconda metà del VI secolo. A quel momento, grazie a Dio, ci abbiamo tanti, tanti tombi, e da questi tombi sappiamo soltanto una cosa, quasi ognuno, ogni persona è stato malato. Cioè hanno avuto una malattia, questi ossi umani, spaventosa, è impressionante. Todd Fenton è affascinato dal fatto che, e lui non è storico, sa niente di queste cose, studia infatti omicidi moderni a Michigan, ma lui pensava che c'era un tipo di malaria. Ma io ho detto a lui, forse questa famosa peste del periodo giustiniano, non sappiamo. Io non credo che c'era veramente un cambiamento giusto grazie a questa malattia, ma si vede allo stesso momento. E finendo a Corfù e tornando all'inizio, Corfù era un grosso città metropolitano prima nel periodo greco, all'inizio del periodo romano, che è stato abbandonato secondo i cronici e
Corfù moderne cominciava sopra questa cima, si dicono tutti, all'inizio durante il VII secolo, cioè una città estensiva è divenuto soltanto un piccolo castello coprendo quasi mezzo ettaro dal VII secolo e in poi. E mi pare lo stesso è successo a Butrinto, lo stesso è successo a Saranda, a Nicopoli, ad Oracchium, e si vede un cambiamento forte nel flusso di commercio, si vede un cambiamento delle gente forte, con una riduzione della popolazione, una spopolazione fortissima in questo momento. Allora, come mi può concludere questo settimo? Vorrei parlare del settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo secolo, un'altra lezione, perché questa è la mia ricerca più moderna e vorrei fare un collegamento fra Butrinto e Comacchio e Venezia. Ma questo è un altro discorso, non vorrei parlare di questo oggi. Ma secondo me stiamo vedendo un da Butrinto, da questo tipo di materia, tre diverse cose. Si vede un crisi, sicuramente, come l'imperatore Carandini ha scritto, sul terzo secolo. Questo è sicuro. Si vede, ma si vede una continuità di occupazione minimo, ma significa accanto il canale lì, perché il porto rimane durante questo periodo. Alla fine del IV secolo, per quasi un secolo, si vede un certo rinnovazione, investimento in questi vecchi posti, questi signori ricchi, ma accanto a loro c'è poca evidenza di chiese, di altri edifici, di un nucleo urbano, proprio urbano. Il contrario, c'è lo senso soprattutto di una comunità di casa di un certo stile. E la Triconca, per esempio, è un caso eccezionale, forse di un vescovo, forse un vescovo di un altro posto come Nicopoli, che era vescovo qui più tardi. Allora, seconda fase così. Ma alla fine del V, basato su nostre datazioni, ceramica e soprattutto monete, abbiamo centinaia di monete, non ho menzionato questo fatto, credo c'è un grosso cambiamento, forse in uno, forse due fasi, in cui sicuramente c'era la sensazione che Santa Quaranta era un posto di enorme significanza, forse il monumento più importante nella storia albanese, che aveva lì era un investimento, un punto, si dice un marco nel mare, un sea mark, per tutti quelli che vengono dal sud, andrà all'ovest o al nord. È un punto più conspicuo nella zona, dove c'era un edificio di grande proporzione a livello di quelli che Volpe, per esempio, ha scoperto sulla costa, la pianura di Puglia, e tutti voi sapete bene. In questo periodo, forse un po' generazioni massimo dopo, c'era una rinnovazione, non soltanto di Onchesimus come punto di turismo per questa Santa Quaranta, di pellegrinaggio, ma anche a Butrinto e dintorni di Butrinto, dove c'era prima una serie di investimenti nella chiesa, forse i monasteri, ma
anche a questo momento un investimento in edifici semplici, normali dal punto di vista di un medievalista, che era quasi dappertutto in questa vecchia città. Cioè la città come città è stata rinnovazione come nucleo ai dimensioni che aveva all'inizio di più o meno il primo secolo dopo Cristo, cioè tra il periodo di Augusteo, Nerone, Trajano, Adriano, eccetera. Cioè c'era rinnovazione, ma rinnovazione in cui c'erano nuovi punti di concentrazione, la Basilica Grande, e nuove forme di architettura, cioè buche di palle e un misto di Pisei e il riuso di vecchi muri. E poi, per motivi che non sono assolutamente chiari finora, e tutti noi abbiamo nostre ipotesi, c'era un crollo fortissimo nella seconda metà del VI secolo. Io non credo che questo crollo era tramite i slavi e altre forze esterne. Forse c'erano qui, non si sa, non c'è evidenza, ma si vede invece un crollo, un cambiamento, un fermo, lasciando una città 50 anni dopo il battistero, il grande basilica, una città con soltanto piccolissimi nuclei, forse un casa qui, un casa lì, e pochi ceramici importati e pochissimi fatti in un contesto locale. Io fermo qua, forse c'è domande e poi facciamo un pausa, forse poi continueremo con la novella, vale la pena perché lei fa il dettaglio di un parte di questo. Ci sono domande? Forse nessuno. Forse voi non mi credete. Allora. Proviamo. Allora, una considerazione e una domanda, Richard. La considerazione è questa, che Richard ci ha parlato di archeologia urbana, in realtà lavorando in un sistema di scavi urbani e extraurbani, cioè non è andato a costruire un modello su un contesto urbano, ma ha studiato un sistema di contesti urbani, andando a vedere continuità, discontinuità o meno di trasformazioni all'interno di vari nuclei e vedendo i rapporti con il territorio. Questo secondo me è il dal punto di vista della strategia di ricerca è il messaggio fondamentale che ci ha dato, cioè ampliare sempre le prospettive e la spazialità della ricerca. Poi cosa ci ha dimostrato? Ci ha dimostrato che si può fare, si deve e si può fare tutta l'archeologia urbana che si vuole, però in realtà i contesti che veramente danno risposte esaustive su ciò che è successo nelle varie fasi di trasformazione e transizione sono le città abbandonate. Scavi come Butrinto, in prospettiva, avendo progetti seri, finanziati e ben strutturati, si possono immaginare su cosa? Si possono immaginare su Roselle, si potrebbero immaginare su Cencelle, altra città abbandonata, tratto di fondazione alto medievale questa, che però ha avuto scavi un po' discordanti. Ovvero non ci sono tutti i fattori di disturbo che in realtà troviamo scavando città come Siena, come Firenze, la città della Lombardia che ben conosciamo, eccetera. Questa è stata una grande lezione di come si fa archeologia urbana in un sistema di nuclei urbani e extraurbani. Poi la domanda in realtà che io ti voglio fare è questa. Questi investimenti che ci sono su edifici religiosi, abitazioni legate agli edifici religiosi, tipo quella del Triconco, forse non finita, eccetera, a me ricorda tanto il lavoro che il Vescovo Sabino ha fatto in Puglia, a Canosa, nei dintorni, eccetera, cioè quel fenomeno che ci ha
esposto Giulio Volpe, che prima hai accennato, cioè come se a un certo punto un'autorità vescovile, non so in che forma, più o meno legata all'autorità imperiale, si fa garante della vita urbana e investe però in relazione a costruire una sorta di cintura cristiana intorno alla Chiesa, cioè diventa l'autorità vescovile diventa il nucleo centrale, diviene il referente urbano e che fa la politica urbana economica all'interno di questa città. E anche nei casi come Canosa, scavo che conosci bene, molto bello, con la residenza di Sabino, i mattoni bollati e via dicendo, le fasi della crisi sono le stesse che hai trovato, come cronologicamente, negli scavi di Butrinto, negli scavi di Santa Quaranta, eccetera. Se il periodo d'oro dei vescovi, a questo punto chiedo, question mark, sembra proprio questo, fra il quinto e la metà del sesto, dopodiché cambiano le cose, o no? Sì. Io credo precisamente lo stesso. E se un aspetto sottile, un aspetto in più, ma non volevo dire questo, ma questo è il mio suggerimento, che Santa Quaranta e le prime chiese sul suburbio di Apret, dove abbiamo una datazione molto precisa, sono più o meno 490-500, cioè il periodo dell'imperatore Anastasio, che aveva un contatto forte con Albania e l'Adriatico. Poi il Battistero, e forse la Basilica Grande, ma vediamo, è di un periodo, tutti hanno pensato, del periodo giustiniano. E forse stiamo vedendo due movimenti. Uno dall'esterno, arrivando tramite questo punto adriatico fino a Puglia, e forse fino a Ravenna. E l'altro, quello della creazione del Battistero, un forte investimento nella città, sapendo questa politica del vescovo locale una generazione più o meno dopo. Ma sicuramente la storia di Butrinto è un appendice a quello di Puglia. E le cose che Giulio Volpe ha trovato in Puglia, secondo me, e io credo lo stesso per il nono, decimo, undicesimo secolo, ma in altre lezioni, è un'illustrazione che Butrinto alla fine era legato a Puglia soprattutto, e i cambiamenti lì forti sono stato il motivo per la rinnovazione del porto qua. Ma stiamo raffinando la nostra cronologia. Will Bowden sta lavorando su questo proprio ora per capire bene queste sequenze. Perché, come abbiamo parlato negli ultimi giorni, l'importanza è di capire bene la datazione e poi lo spazio locale in contatto con altri spazi. E noi stiamo molto fortunati che Volpe sta scavando così bene, così bello in Puglia. E così si può fare questo rapporto della nostra roba così forte. Per questo motivo io credo la storia di Butrinto è in gran parte grazie soprattutto di Ugolini, una storia italiana invece di una storia inglese. Enver Hoxha sarà molto dispiaciuto se lui vive oggi.